Abbiamo un napoletano doc, quindi tifoso napoletano, Pietro Di Lorenzo. Buongiorno, benvenuto, ben ritornato. Come al solito, la nostra strategia, però come al solito anche una parola, visto che tu vivi a Napoli, di quello che è successo. Ma buongiorno, sì, per puro caso insomma, era già pianificata. Guarda, non volevo, come dire, non era un momento che nessuno qui a Napoli avrebbe voluto vivere, però è così, ci lega e mi lega un grande affetto, un grande ricordo emotivo. Io, chi mi conosce sa che non sono un tifoso del Napoli, sono proprio un malato del Napoli, io, lo seguo da sempre e soprattutto lo seguivo da bambino. Io poi penso che ho un legame particolare perché sono nato lo stesso giorno di Maradona e quindi quando da ragazzino mi chiedevano: ah, ma tu che giorno sei nato? Io dicevo il giorno di Maradona. Lo stesso giorno di Maradona, e penso anche ragazzini di 6-7 anni sapevano che era il 30 ottobre, e quindi questo per farti capire quanto fosse stretto il legame con la città. Mi rendo conto che per alcuni sembra esagerato, no, quello che sta succedendo a Napoli, ma solo secondo me i napoletani della mia generazione e gli argentini possono capire il legame profondo che si è instaurato al di là del campo di calcio. Ma un'empatia vera con un popolo e un riscatto a cui ci ha guidato negli anni d'oro del Napoli. Tu hai detto che è finita un'epoca del calcio, io oserei dire che oggi è finito il calcio, perché per me Maradona era il calcio e quindi così. È una giornata un po' particolare, però il nostro grazie da napoletani rimarrà sempre nella storia, così come Diego rimane nella storia. Io dimostro il fatto che, se ci pensi oggi, tutti i giornali del mondo, oggi spogliamo i giornali italiani, metà giornali sono dedicati a Maradona, e quindi questo testimonia l'impatto che ha dato sulla la sua esistenza proprio sul genere umano. E quindi grazie di tutto e andiamo avanti. Detto ciò, mi sono un po' dilungato. I mercati, in due parole, ho mandato la strategia short 22 320 sul FTSE MIB Future con stop loss 22 550, take profit 21 900. Abbastanza intuitiva, non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Oggi è una giornata particolare, come sapete, gli americani sono probabilmente a tavola con questi poveri tacchini che diciamo festeggiano a loro scapito il Thanksgiving Day. Quindi giornata già dall'apertura si vede molto moscia, non si muove niente sostanzialmente. Sarà probabilmente una giornata priva di volumi per la chiusura americana. Lo short sul FTSE MIB non c'è manco bisogno di spiegarlo. Dopo un più 25 in 18 sedute, lo storno secondo me alle porte. Non sono stato molto bravo e allineato col mercato, me l'aspettavo prima lo storno, però secondo me entrare long da questi livelli ci vuole molto fegato, nel senso che i prezzi sono tirati e quant'altro. Diciamo, il piccolo ribasso sul prezzo del petrolio potrebbe essere la miccia che fa scattare le vendite. Qui secondo me, Pietro, c'è bisogno di una scusa per vendere, perché adesso tutte le notizie buone le abbiamo scontate, no? Il vaccino, Biden che adesso si sta insediando, è tutto. Adesso basta, secondo me, ci vuole una scusa, tra virgolette, per tornare a vendere. E secondo me nel giro di poco questa scusa verrà trovata fuori e il mercato inizierà a correggere abbastanza rapidamente. Beh, la penso come te, perché nel senso, ma credo che siamo in tanti a pensarla, che il mercato ha bisogno di una scusa, ha bisogno di un elemento per farlo correggere. Prima dicevi che Maradona, ci siamo prolungati su Maradona, tutte le testate, io guardavo il Financial Times che dice banchieri fate come Maradona, quindi nel senso in prima pagina, quindi credo che questo poi è stato forse l'evento ieri catalizzatore oltre appunto, oltre i mercati. E tornando alla nostra strategia, non c'è bisogno di spiegare lo short, visto che ormai lo stiamo dicendo, 25% in neanche 4 settimane, veramente un qualcosa che io ieri sera guardavo mettendo un grafico mensile, non vediamo dal 2000 ad oggi, non vediamo una candela mensile così potente e quindi la scusa, il motivo. Il mercato poi come al solito lo trova sempre e quindi andare long da questi livelli non me la sento neanche io e quindi ci sta a
anche grazie ai volumi che potrebbero essere bassi vista la chiusura di Wall Street, un'operazione ribassista. A te Riccardo. Pietro, in questo caso Origlia, dicevi una candela così non la vedevamo dal 2012, vado a memoria, mi sa che la candela successiva all'annuncio di Mario Draghi, faremo tutto quello che è possibile e immaginabile per tenere il progetto dell'euro vivo e vegeto. Ricordo che all'epoca eravamo proprio sui minimi, appena uscì sull'Esecco l'intervista domenica, lunedì mattina partì un rally che poi è durato anni di fatto, perché è proseguito anche poi con il quantitative easing. Pietro invece di Lorenzo, dicevi siamo su dei livelli molto tirati, però una cosa che, a cui assistiamo al di là della sovraperformance a cui stiamo registrando del FTSE MIB rispetto, non so, penso al DAX da alcune settimane, vi è anche da dire che quando il mercato prova a scendere un attimo si vede una reazione dei compratori molto forte anche a livello intraday più che quello che emerge dalle candele daily. Tu che sei uomo di mercato hai notato questo aspetto? Sì, assolutamente sì, c'è stato un repricing generale che ha fatto scattare i software a acquisti brutali, nel senso che io a memoria difficile ricordare un mercato che si riprezza di un quarto del valore nel giro di 3 settimane, è venuto fuori un game changer che sono i vaccini, ma anche lì, secondo me Riccardo, parliamoci francamente, anche lì un po' una scusa per riprezzare e per portare a casa una performance positiva, perché diciamola tutta, vedere il Dow Jones a 30.000 in piena pandemia, perché anche qui parliamoci francamente, il vaccino, siamo contenti e tutto, però ad oggi, se fotografasse la fotografia ad oggi, la situazione è perché stiamo vivendo proprio il cuore della pandemia. Come sai, la seconda ondata è sempre la più brutale e noi siamo proprio al centro della seconda ondata. Il mercato chiaramente va in là perché tutti lo sappiamo, sconti in anticipo gli scenari, però l'impressione è che siamo andati un po' troppo in là e quindi, come spesso succede, il mercato è spesso emotivo nel panic selling, stavolta è stato emotivo nel panic buying, e non vorrei che poi fra un po', quando si capirà che effettivamente questa pandemia, come tutte le guerre, lascia delle macerie grosse, quando andremo al conteggio delle macerie probabilmente ci renderemo conto che gli impatti sono devastanti sull'economia, ma anche secondo me sulla salute delle persone, perché leggevo recentemente uno studio che diceva che molti delle persone che sono state colpite dal coronavirus hanno comunque degli strascichi fisici, cioè o una difficoltà di concentrazione o una febbre latente o dei disturbi gastrointestinali. Quindi anche qui secondo me è un tema che il mercato non ha ben prezzato, e quindi mi aspetto insomma che si torni coi piedi per terra fra un po'. Ecco, probabilmente un'occasione potrebbe essere, visto che dicevi correttamente, le notizie sul vaccino sono apprezzate, le notizie sulle banche centrali sono apprezzate, tutta una serie di fattori, comprese le elezioni americane, sono già incorporate nei prezzi. Ecco che avvicinandosi la chiusura dell'anno, quel Windows dressing che caratterizza l'operato e il modus operandi dei gestori, che vanno di fatto a chiudere, a frizzare quelle che sono le performance maturate nell'anno, perché su quelle vengono poi calcolati i bonus che ricevono. Ecco, quello magari potrebbe essere proprio l'assist per qualche presa di beneficio rispetto al movimento recente. Sì, secondo me è stato un po' anticipato. Di solito window dressing si, insomma, è un po' abbellire le vetrine per vedere la performance di fine anno un po' meglio. E secondo me è stato anticipato, e quindi ribadisco, 30.000 di Dow e il Nasdaq che fa una performance così, ci lasciamo alle spalle il mese migliore della, mi sembra il migliore degli ultimi 30 anni, una roba del genere. Se ci pensi, in piena pandemia non ci sta in piedi, perché non ci sta, perché è evidente che non ci sta. È chiaro che il mercato sconta prima
Però ribadisco, mi sembra che siamo andati un po' al di là del migliore ottimismo. Quindi che succede? Secondo me, soprattutto a Piazza Affari, ci sono dei titoli che hanno partecipato alla festa in maniera giusta, nel senso che alcuni effettivamente erano prezzati male, penso per esempio a Leonardo a 4 euro, nonché Saipem a 1,40, non ci stavano. Però altri hanno un po' partecipato, come dire, non per meriti propri, ma perché si sono trovati dentro una festa. Allora che succederà secondo me adesso? Che i titoli che hanno un po' beneficiato di sponda di questo entusiasmo scatteranno più forti le prese di profitto, e invece i titoli di qualità che effettivamente sono stati riprezzati in maniera corretta ci sarà un consolidamento, quindi uno storno più feroce sui titoli, diciamo, che ingiustamente sono saliti così tanto, invece un consolidamento sui titoli di qualità che invece effettivamente sono tornati a prezzi giusti. Perfetto, Pietro, ti ringrazio, sempre un piacere averti con noi a InvestiV. Grazie, buona giornata. Ciao Pietro. Ciao. Ciao anche a te, Pietro Origlia, noi ci rivediamo ovviamente domani per l'ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao Riccardo, buona giornata a tutti, ciao. Allora, fatto il punto sulla strategia messa in campo quest'oggi la squadra